Ciao a tutti ragazzi, sono Sergio Adere, bentornati sul mio canale. Dopo questa settimana di Coppa, ragazzi, scusate, mi sono appena svegliato. Tornano i campionati, tornano i grandi campionati. E oggi si vola in America, in Premier League, per un grandissimo pronostico tra Liverpool e Manchester City. Nel sondaggio avete dato più fiducia, anche se non più di tanto, al Manchester City, quindi prenderemo la squadra di De Bruyne e compagni. E dato che la Serie A purtroppo questo fine settimana non ci offrirà partite che attirano abbastanza la nostra attenzione, dedicheremo all'Inghilterra e alla Francia questo weekend prima della pausa delle nazionali. Ok, allora, Liverpool City, passiamo alla facecam e andiamo a vedere il nostro Manchester City come si schiera in questa partita. Allora, Ederson in porta, Mendy a sinistra, Otamendi, Kompany, Walker, De Bruyne, Fernandinho e David Silva 91, Leroy Sané con un bel 96 di velocità scatto, Aguero e Raheem Sterling. Nulla vieta che possa accettare Mahrez. Andiamo a sistemare le impostazioni di gioco. Giocheremo ad Anfield alle 17:30. Ora, non ho visto che tempo farà sinceramente domenica a Liverpool, però confido che ci sia il sole. Quindi possiamo andare. Mi hanno rimesso veramente il tenner, non sopporto questa cosa. Tutte le partite, ragazzi, mi mettono il trainer e niente, me lo metto tutte le partite. Ok, vediamo adesso le animazioni da Premier League, che sono fatte molto bene a mio avviso. Siamo a Liverpool, in uno degli impianti storici del calcio mondiale. Difficile fare pronostici quando scendono in campo due squadre come City e Liverpool. Enorme qualità dei due. Avremo contro l'ex portiere della Roma, Alisson. Abbiamo già usato Liverpool in un pronostico quest'anno. Abbiamo già usato due volte nella nostra serie di pronostici. Tutte e due volte eravamo noi in Liverpool. La prima fu la finale di Champions League di maggio, in cui azzeccammo addirittura il risultato. L'altra fu per la partita contro il Tottenham, in cui scegliamo Liverpool e abbiamo aperto in modo anche un po' surreale la squadra di Kane e compagni. Allora, Liverpool con Alisson, Alexander Arnold, Lovren, Van Dijk, Robertson, Milner, Wijnaldum, Keita e davanti il trio Salah, Firmino e Mané. Da non sottovalutare assolutamente. C'è chi sta Rigi, Fabinho, Anderson, Matip, Gomez e Mignolet in panchina. Adequanti, fanno il turno del video rispetto. Nel video. Questi sono i campioni in carica del City di Pep Guardiola. Ci conosciamo già: Ederson, Walker, Kompany, Otamendi, Mendy, De Bruyne, Fernandinho, Silva e davanti Sterling, Aguero e Sané. La panchina non ve l'ho detta comunque: Mahrez, Silva, Jesus, Gundogan, Laporte, Stones e Matic. Il primo match del Liverpool disputato qui a Anfield fu contro il Rotherham con la vittoria 7-1 dei Reds. Una curiosità. Eccoli qui, ragazzi. Pallone scelgo sempre casuale, quindi non è l'unica cosa, ragazzi, che non voglio dare il pallone. Mi piace dare carta bianca a FIFA per i palloni, che ce ne sono alcuni che sono veramente belli. Sempre il trainer, ragazzi, tutte le partite mi tocca disattivarle, è una cosa incredibile. Via, speriamo vada bene, che non ci giochi brutti scherzi FIFA anche questa partita. E mi sa che ci rigioca già con Salah dentro, bravo. Quindi David Silva. David Silva da fuori, debolissimo. C'è Alisson e c'è l'invio per il portiere del Liverpool. Mané, oddio Mané, oddio Mané. Oddio Mané. Salah, gol. Ribaltamento, contropiede, gol del Liverpool con
Mohamed Salah. Cambiare il tema tattico della gara. Bella l'animazione, ragazzi, però. Se ci avessi provato io, non ci sarei riuscito. Vi dico. Già questo, e adesso il problema è che recuperare sarà una cosa veramente impossibile. Ve lo dico già adesso che siamo al 9 minuto del primo tempo. Sané da fuori, Alisson, 2-3 in porta, 1 per il City, ragazzi. Si cominciano già a fare i conti dentro. E tu la rinvio per Alisson. Non ci fa entrare in area il Liverpool. Non ci fa entrare in area. Problema di FIFA 19 anche nella carriera, ragazzi. Se vai sotto è veramente difficile che tu riesca poi a recuperare. E non importa che tu vada sotto all'inizio e a fine della partita, ragazzi. Tu in area non entrerai. E se entri avrai davanti un super portiere avversario. In questo caso non l'hanno nemmeno scarso portiere. Anzi, l'hanno molto più forte del nostro. Nessun problema per la difesa. Tra l'altro, compagni di squadra mondiale. Prova, respinge il difensore. Guarda. Palla recuperata, azione interrotta. Occhio a questo lancio. Salà, Salà. Ha parato Ederson, incredibile. Sterling. Sterling! Raheem! Sterling! Che botta! Che botta, ragazzi! Che botta, al terzo tentativo. Nella porta di Alisson l'abbiamo battuto. Guardate qua che filtrate di Mané. Di seconda. Tocca e poi calcia Sterling. Alisson può fare poco. Palla precisa, anche se non ci è andato assolutamente lontano a prenderla. Esultanza di Guardiola. Gol dell'esterno, dell'attaccante esterno del City. Si va sull'1-1. Partita adesso che comincia a piacermi, però attenzione a cose brutte tipo falli e kick-off glitch, che sono sempre purtroppo dietro l'angolo a FIFA. Sono sempre dietro l'angolo a FIFA, tipo kick-off glitch. Tipo kick-off glitch. Otamendi mi fa prendere i colpi. Otamendi mi fa prendere i colpi. Difesa sotto pressione. Tra Wijnaldum. Messo giù. Si continua a destro. Ederson in angolo, ragazzi. Il Liverpool non ci sta facendo fare vita. Oh Gesù. Nuova intelligenza artificiale. Spazza. Devi spazzare alto Otamendi. Devi spazzare alto. Se spazzi basso mettono giù palle e fanno gol. Otamendi sta veramente giocando male. Semmai poi faccio entrare la porta. Blocca lì Ederson, bravo. Che la posso passare. Sterling. Walker per Sterling. Sterling. Palla veniva verso Aguero, ma era posizione irregolare. Poi ho fatto anche veramente un tiro pessimo. Sì, hai ragione, Pier. Curatore del gol del pareggio. La palla arriva di nuovo ad Aguero, ma c'è Wijnaldum ad anticipare. E qua come è passato Mané. Guarda qua come è passato Mané. In mezzo a due, cioè io non ci riuscirei mai. Nemmeno avessi il giocatore più veloce del mondo. Guardate qua Milner. Guardate qua Milner. Guardate qua Milner. Fa il fenomeno. Fa il fenomeno Milner. Contropiede. Si va a riposo. Va a riposo. Ci ha messo troppo a far partire il contropiede. Si va a riposo sull'1-1. Gol di Salah e di Raheem Sterling. Considerato che la formazione oggi. Ma è bello Firmino. Tiri in porta 6-3 per il Liverpool, in effetti, ragazzi. Ci stanno un po' prendendo a parate, però con tutti gli script che mi sono preso da quando gioco a FIFA, credo che anche se per una volta con più tiri in porta stiamo pareggiando, perché quando sono 7 in porta 3 per me perdo. Non credo sia un guaio. Occhio al Kun. Fernandinho. Fernandinho converge. Bravo. Alisson. Alisson. Due L con L. Non importa. Con L comunque. Va il cross. Cioè, la foresta lì dentro. No! Ma perché fai il passaggio filtrante a quello che sta dietro di te?
Questa cosa proprio non la capisco, non la capisco, c'era... Assuma dunque l'azione d'attacco. Non solissimo, ma solo Sané al centro. Guardate qua, non riesce a fare un passaggio Fernandinho. Incredibile. Mo ci si becca al contropiede, mo ci si becca al contropiede, mo ci si becca al contropiede. Bravo a salvare. Va dentro, mamma mia, mamma mia. Mamma mia, allora, David Silva, sei 91? Sei 91? Oh Gesù. Quasi siamo pari con i tiri comunque. Firmino, dove c'è Salah? Mané, bravo Alisson. E Ederson, bravo Ederson. Qua c'è da portare qualcosa, qualche cambio, perché... qualcosa non va. Gundogan per Fernandinho. E la porta per Company. Non rischio Stones. Vorrei poter far entrare Gabriel Jesus, però... Levare Agüero è un rischio troppo grosso. Comunque 90 per un 83. Perché mi sbagli? I disimpegni. David Silva, ragazzi, partita veramente pessima di David Silva. Ed ho levato Fernandinho. Ed ho levato Fernandinho, non ho levato David Silva. Perché comunque uno si fa sempre ingannare dall'overall. È forte, allora lo tengo in campo. Sterling. Sterling, posizione uguale di Agüero. Ovviamente la palla, quando fanno il filtrante, dove arriva? Quando li faccio io, non arriva. Sterling al cross, ribattuto. Questi qua sono veloci in contropiede. Sono veloci in contropiede. Sono veloci in contropiede. Bravo Tamendi. Si è ripreso nel secondo tempo. De Bruyne. De Bruyne. De Bruyne, bruttissimo. Angolo, purtroppo riescono a ripiegare i difensori e a recuperare. Non so come sia possibile questa cosa. I miei sono veramente lenti. I difensori avversari, in un battibaleno, riescono a tornare in posizione. Non so come veramente riuscire a modificare questa cosa. Gundogan. Sané a giro, Alisson, veramente... bellissima parata. Non mi arrabbio perché ne ha fatte di altrettante Ederson, quindi per carità, però questo angolo poteva assolutamente batterlo meglio. Bravo Gundogan. La palla è sempre tua, la palla è sempre tua. Non puoi fare gare di velocità con Sané. Va Mendy. Dentro, niente da fare. Dai che è schiacciato il Liverpool. Dai che è schiacciato il Liverpool. De Bruyne. De Bruyne. Silva. Attenzione a De Bruyne. Attenzione a Gundogan. Che palo! Che palo clamoroso! Che palo clamoroso di Gundogan, ragazzi. A questo punto tento Gabriel Jesus. Gundogan è entrato in partita come non avrei mai potuto pensare. È stato benissimo. Questo palo, ragazzi, ci... ci strozza in gola l'urlo di un gol, il più bello però a FIFA 19, nonostante avessimo giocato poche partite, e sarebbe veramente una beffa se il Liverpool facesse il gol del 2-1 nel recupero. Attenzione a Salah. E meno male ha sbagliato Firmino. Mané l'ha sbagliato. Primo di recupero, Ederson. Jesus non trova compagni. Dai, facciamo la fine in pareggio. Sì, finisce in pareggio, ragazzi, 1-1, ma con l'urlo del gol della vittoria strozzato da Gundogan, che ha piantato una mina sul palo. Veramente, ragazzi, incredibile. Non mi dispera il risultato, che secondo me ci sta benissimo domani. O oggi, dipende quando pubblicherò il video. Risultato onestissimo, 7 tiri in porta pari. Quindi ragazzi, terminerà con un pareggio. 1-1.
E quindi si va al prossimo pronostico che registrerò adesso, quindi vi porterò avanti col lavoro. Ciao a tutti ragazzi, ci vediamo alla prossima. Fatemi bene, lasciate like e iscrivetevi come al solito. E buon fine settimana. Ciao!